Buongiorno e buon Natale e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Vi ricordiamo i nostri indirizzi e numeri di telefono che sono i seguenti: teleradiogottolengo@gmail.com. Ci trovate operativi il venerdì sera presso il centro pastorale al primo piano, oppure potete contattarci al numero di telefono 030 95 17 483. Ed ora diamo subito spazio al nostro parroco Don Arturo con l'editoriale, che oggi ha per titolo «A Natale scambiamoci non solo gli auguri, ma anche le preghiere». Cari amici, buon Natale! I miei personali auguri a ciascuno di voi sono accompagnati dalle preghiere e dal ricordo che ho in tutte le sante messe che celebro. Davvero il Signore vi sostenga nel cammino cristiano e vi benedica insieme ai vostri cari. A questo proposito c'è una bella riflessione del fondatore della famiglia cristiana, famiglia paolina, il beato Giacomo Alberione. Il Natale, scriveva nel 1958, è festa di intimità, che si chiama anche festa di famiglia. E difatti ci si scambiano gli auguri e soprattutto bisogna scambiarsi le preghiere, perché gli auguri sono espressioni di buoni desideri per le persone care. Le preghiere ottengono invece quello che noi desideriamo per le persone care. Invito dunque tutti voi, amici, a scambiarvi con gli auguri anche le preghiere, per crescere nella comunione dei santi, facendo circolare il soffio della grazia dello Spirito Santo nel mondo. Riguardo al Natale, mi ha particolarmente colpito il videomessaggio di Papa Francesco per il recente concerto di Claudio Baglioni in Vaticano. Un evento di beneficenza a favore dei bambini di Bangui e delle zone terremotate del centro Italia. Il Papa ha confessato: «A volte qualcuno mi chiede, ma lei, padre, parla sempre dei poveri e della misericordia. Sì, dico, ma non è una malattia. È semplicemente il modo con cui Dio si è rivelato. Infatti, ha spiegato sempre il Santo Padre, il Natale ci ricorda il modo con cui Dio è entrato nel mondo. Nasce da Maria Vergine, come tutti i bambini, viene avvolto in fasce, preso in braccio, allattato. Non solo, lui, la sua mamma e Giuseppe hanno dovuto fare i conti con il fatto che per loro non c'era posto nell'albergo. È straordinario pensare a questo. Non solo il Figlio di Dio si è fatto uno di noi, ma ha anche voluto aver bisogno di noi. Anche oggi noi siamo chiamati a fasciarlo, prenderlo in braccio, allattarlo, cioè a prenderci cura di lui nelle persone deboli, povere, bisognose. Francesco ha poi aggiunto una seconda riflessione. La buona notizia, l'annuncio cioè della nascita, non viene consegnato a re o a principi, ma a pastori, uomini poco o male considerati, peccatori incalliti, potremmo dire. Vedete, questo è il nostro Dio. Non il totalmente altro, ma l'assolutamente prossimo. Parole queste, ci rendiamo conto, davvero bellissime. Per questo, ha concluso il Papa, diventare artigiani della carità e costruttori di misericordia è come investire, non in borsa, ma in paradiso, nella vita beata del cielo, nell'amore del Padre. Buon Natale a tutti voi allora, cari amici.
e preghiamo gli uni per gli altri, diventando insieme artigiani della carità. Lunedì 26 e martedì 27 alle ore 20:45 in chiesa parrocchiale si terrà l'esibizione del musical spettacolo Il canto di Natale. Liberamente ispirato dal romanzo A Christmas Carol di Charles Dickens e dall'omonimo musical di Alan Menken. Il messaggio che ci porta Il canto di Natale è l'invito a guardare l'essenziale della vita. Nella notte di Natale avviene un miracolo. Il vecchio Scrooge scopre che la sua esistenza, scandita solo dal desiderio di accumulare denaro, è priva di significato. Quindi si converte e tutto acquista un senso con la condivisione di ciò che ha accumulato in una vita intera. La raccolta delle offerte di Natale nella busta arrivata con il redone è destinata per il nostro centro sportivo dell'oratorio. Diamo ora lettura della visita e della preghiera ai presepi di Contrada. Mercoledì 28 dicembre 2016, alle ore 15, la Contrada della Croce presso la Madonna del Buon Consiglio. Giovedì 29 dicembre 2016, alle ore 15, l'Incidella presso il Parco Madre Teresa di Calcutta e alle ore 20:30, sempre all'Incidella, al Santuario della Madonna dell'Incidella. Venerdì 30 dicembre 2016, alle ore 16 presso il Tredone, alla Casa di Riposo e l'ingresso di Via Marconi. Mercoledì 3 gennaio 2017, alle ore 17 al Centro Storico presso la sede del Gruppo Anziani e alle ore 18 sempre per il Centro Storico allo studio dell'architetto Camozzi in piazza 20 Settembre. Mercoledì 4 gennaio 2017, alle ore 18 per la Contrada San Benedetto Oratorio in Via Roma 13. Nei giorni 27, 28, 29 e 30 dicembre 2016 il bar dell'oratorio apre alle ore 14:30 fino alle ore 18. Lo scorso 21 dicembre, presso la sala consigliare, l'amministrazione comunale di Gottolengo ha consegnato una copia della Costituzione italiana e il tricolore ai ragazzi nati nell'anno 1998. Durante la cerimonia è intervenuto il consigliere Christopher Castellini, delegato alla cultura e alle politiche giovanili, mentre il sindaco Giacomo Massa ha ascoltato le richieste e i consigli dei particolarmente attenti neodiciottenni. Ragazzi, Christopher vi chiama, venite qua davanti, vi consegno la Costituzione. Speditamente. Enrico Amici. Ragazzi, volete prenderla voi per un amico conoscente o altro, viceversa, se non avete contatti, è a disposizione presso la segreteria del comune. Auguri bello. Ismail Avrani. Sono certo. Maria Paola Bianchi. Con lei che ha rappresentato le ragazze nel quesito fatidico. Irene Bravo, Nicole Bresciani, Luca Lupo, Matteo Giustulli, ciao, buona tarde. Francesco Cambi. Diventi cacciatore. Alessandro Carlotti. Auguri. Francesco Castellini. Non c'è. Katia Chiari. Non creare disordine, dottor ragazzi. Le consegne le faccio io diffidate da altre presentazioni. Andrea Dolinelli.
Silvia, Jessica. Alessandro Pacchi. Donia Padel. Doppia premiazione, eh? Grazie. Ah. Carolina Ferrari. Josephine Fortunato. Niccolò Vitelli. Grandissimo. Questa volta consiglio di Cecilia. Ciao. Alessia Ghidini. Elisa Giordani. Ilias Guizza. Io per lui. Ok. Tu sei? Già. Allora te li do subito a lui. Grazie mille. Perfetto. Anche per te, madonna. Sì, grazie. Barbinder Kaur. Rupinder Kaur. Rupinder. C'è, perfetto. Tanti auguri. Scusa la pronuncia, auguri. Buon anno. Mattia Lazzaroni. Renzarta Lisi, Sara Lo Papa, Michele Dorgiani, Maggi Giovanni. Dopo la spiegazione di tanti consigli comunali mi darò sempre. Antonio Marciano. Tamara Marini. Miriam Mori. Andrei Daniel Montemao Zapato. Yosra Noiura. Comal Pal. David Pelerana. Perfetto. Per chi lo prendi tu? Ottimo. No, no, perfetto. Anche per chi lo prendi. Ciao. Simone Piccinelli. Forza Mina. Giuseppe Pili. Vanessa Pini. A voi Vanessa. Ciao. Ramon Pignan Semini. A voi Andrea. Anche per voi Andrea. A voi. Sufian Rahim. Anthony Rondoni. Ella Rossi. Non mi raccontate che scherzi qua. Nicola Rubes. Auguri. Da parte del nostro Cristian Rubessi andiamo a Mario Filippo. Bhupinder Singh. Gagandeep Singh. Gundeep Singh. Jasanpreet Singh. Manjinder Singh. Manpreet Singh. Ha superato i sormati. Ci sono. Grazie. Antonio Solano. Simone Stefani. Michela Tedeschi. Davide Tomasini. Ciao, un saluto. Ciao, grazie Davide. Ciao, grazie. Irene Pironi.
Andrea Torri già fatto, Deborah Bignoni. Kitty Sefal, Giulia Zacco, ci siamo fatti. Zeta, chiamata Zeta, Giulia Coccalupo, ciao Giulia, Marco Zacco, Alberto Zambelli. Allora, c'è qualcuno che qui non abbiamo chiamato, abbiamo chiamato tutti, manca nessuno? Serate Rosa organizza per giovedì 29 dicembre l'ultimo incontro con Salutiamo Insieme 2016, con Brindisi. Ed ora l'almanacco di Ortolengo e Fantasia. Previsioni del meteo. L'ultima settimana dell'anno sarà caratterizzata da cielo sereno, con foschie o nebbie a causa di un'alta pressione persistente. Il tempo sarà stabile. Le temperature saranno sotto lo zero di notte e attorno ai 5-7 gradi di giorno. Con l'inizio dell'anno tutto dovrebbe cambiare, ma vedremo in seguito. Ed ora una ricetta ideale per Natale. I tortelli di zucca. Ingredienti per 6 persone. Per fare la pasta, farina 300 g, 3 uova e sale. Per il ripieno, polpa di zucca cotta in forno 250 g, grana padano grattugiato, amaretti secchi, un uovo e un tuorlo, noce moscata, sale, pepe e anarans. Condimento, burro, salvia e grana padano. Ripieno. Schiacciare bene la polpa di zucca già cotta in forno e aggiungervi 6 cucchiaiate colme di grana padano grattugiato, 10 amaretti secchi accuratamente polverizzati, l'uovo intero e il tuorlo, sale, pepe e una grattatina di noce moscata, 2 cucchiaini di anarans o mostarda. Mescolare bene e lasciare riposare. Preparare la sfoglia e dopo il solito riposo tirarla in modo sottile. Tagliare la pasta in quadrati di circa 6 cm di lato e al centro di ognuno mettere un poco del ripieno di zucca. Piegare richiudendo il ripieno e schiacciare bene i bordi. Cuocere i tortelli in acqua bollente salata e condirli a strati con burro fuso assieme a qualche foglia di salvia e abbondante grana padano grattugiato. Buon appetito! Un augurio speciale da Ortolengo e Fantasia con questo video dal titolo A Natale poi. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. Per noi, a Natale puoi. A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare, quanto ti voglio bene. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più.
può fare di più per noi. A Natale puoi. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. Da Natale puoi fidarti di più. A Natale puoi. Puoi fidarti di più. A Natale puoi. Ed ora il calendario liturgico della settimana. Oggi, domenica 25 dicembre, in chiesa parrocchiale, alle ore 18, i secondi vespri solenni e alle ore 18:30 in chiesa parrocchiale la Santa Messa del giorno per i defunti Puzzi Giuseppe, Cesare e familiari. Ricordiamo che il bar dell'oratorio apre alle ore 16. Lunedì 26 dicembre si ricorda Santo Stefano primo martire. In chiesa parrocchiale alle ore 8 la Santa Messa in suffragio dei defunti De Vecchi Guerrina e alle ore 10 la Santa Messa in chiesa parrocchiale per i defunti delle famiglie Lorenzi. Il bar dell'oratorio apre alle ore 15:30. Martedì 27 dicembre si ricorda San Giovanni Apostolo ed Evangelista. In oratorio alle ore 8 la Santa Messa in suffragio dei defunti Rachele e Paolo Alberini. In oratorio alle ore 18:30 la Santa Messa per i defunti Albina Puzzi. Mercoledì 28 dicembre si ricordano i Santissimi Innocenti Martiri. In oratorio alle ore 8 la Santa Messa e alle ore 18:30 la Santa Messa sempre in oratorio per il defunto Buffelli Battista. Giovedì 29 dicembre in oratorio alle ore 8 la Santa Messa per il defunto Salvini Maria Virginia, alla casa di riposo alle ore 16:30 la Santa Messa e in oratorio alle ore 18:30 la Santa Messa per i defunti Don Pierino Lombardi e Castellini Angelo. Venerdì 30 dicembre si ricorda la Santa Famiglia di Gesù Giuseppe Maria. In oratorio alle ore 8 la Santa Messa per i defunti Tenini Isabella e Rino. In oratorio alle ore 18:30 la Santa Messa per i defunti Gambazza Sonia, Parolini Germana, Biazzi Girolamo, Angele Caterina. Sabato 31 dicembre presso la casa di riposo alle ore 16:30 la Santa Messa. In chiesa parrocchiale alle ore 18:30 la Santa Messa solente e canto del Te Deum con l'indulgenza plenaria per la messa per il defunto Rubens Domenica. Ricordiamo le sante confessioni dalle ore 9 fino alle ore 11. Domenica 1 gennaio si ricordano Maria Santissima Madre di Dio e la Giornata Mondiale della Pace. Alle ore 8 la Santa Messa per i vivi e i defunti della Compagnia del Sacro Triduo presso la Chiesa Parrocchiale. In Chiesa Parrocchiale alle ore 10 la Santa Messa per i defunti Marta, Giacomo, Teresa, Suor Maria Teresa, Citrelli Daniele, Pietro Bozzoni. In chiesa parrocchiale alle ore 15 l'ora di guardia, in chiesa parrocchiale alle ore 18 i secondi vespri solenni e canto del Veni Creator, in chiesa parrocchiale alle ore 18:30 la Santa Messa per i defunti Bazzana Giuseppe, Malachia Maria, Fedrini Giovanni e Giulio,
Il bar dell'oratorio apre alle ore 16. E con questo è tutto. Vi lascio la registrazione della cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai volontari e agli studenti meritevoli dello scorso 11 dicembre presso il Teatro Zanardelli. A nome di tutta la redazione di Teleradio Gottolengo, vi auguro un sereno Santo Natale.